programma del Movimento 5 Stelle a Pietrasanta prevede la cancellazione della tassa di soggiorno. Questa è la promessa di Nicola Briganti, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, ospite di Buongiorno con noi, in onda dal lunedì al venerdì su Noi TV alle 8.30. Un'imposta applicata solo a Macchia di Leopardo in Versilia, che secondo Briganti, lui stesso albergatore a Fiumetto, può essere dannosa per il turismo in un momento di ripresa economica come questo. Una tassa che è stata introdotta durante il governo Monti nel 2012, le amministrazioni locali avevano libertà d'azione in questo senso, alcune l'hanno messa, altre non l'hanno messa. Quindi ad esempio noi ci troviamo come comune di Pietrasanta in mezzo a Forte dei Marmi che la tassa non ce l'ha e Camaiore che la tassa non ce l'ha. Nettamente contrario alla vendita dei parcheggi degli stabilimenti balneari varato dalla Giunta Mallegni, di fatto una privatizzazione del demanio, ha detto, Briganti dice sì alle aste previste dalla Bolkestein, ma in maniera graduale e indolore per gli imprenditori. I mercati liberi non hanno mai distrutto nessuno, noi abbiamo fissato nella nostra proposta dei paletti per evitare che arrivino delle multinazionali sul territorio e si portino via il lavoro di decenni, di generazioni, di persone e di famiglie. E questi paletti vanno presi in considerazione, cioè è lì che bisogna lavorare, cioè trovare dei modi per contemperare l'interesse dell'apertura del mercato, che è così già nel 70% del territorio dell'Unione. Dal turismo all'ambiente, altro cavallo di battaglia dei grillini è l'ampliamento delle spiagge libere. Gli spazi che noi andremmo già nel 2015 nel nostro programma li avevamo indicati, li abbiamo indicati ulteriormente nel programma attuale, sono gli spazi antistanti le piazze a mare, sui quali non insiste alcun manufatto, sui quali nessuna famiglia ha investito le proprie risorse e rischia di rimanere senza un reddito.